Marco. Bari non vince da 4 mesi in casa, era il 26 settembre. Per il Napoli fuori 5 vittorie in 10 partite. Per Ventura è sempre emergenza, Donati squalificato, Almiron riparte dalla panchina, Okaka, problemi fisici in attacco, l'ungherese Rudolf in coppia con Kutuzov. Mazzarri punta in alto, molto. Il tridente per vincere e la sorpresa sulla fascia sinistra. Zuniga in campo al posto di Dossena, non in perfette condizioni fisiche, che va in panchina. Arbitra Silvio Mazzoleni di Bergamo. 58esima direzione in Serie A, assistenti De Luca e Di Liberatore. Pallone fuori per Lavezzi, sinistro Lavezzi, lo slalom, il pallone sul fondo, un soffio. Pericolosissimo il Napoli, Lavezzi, grande giocata. Lavezzi dalla parte opposta, prova ad andare il pocio, viene messo giù, l'arbitro lascia proseguire. Poi ancora Lavezzi, calcio di punizione dal limite. Arriva il fischio di Mazzoleni, parte Gargano, il tocco per Cavani, il pallone lì e c'è il gol, proprio lui, e il Pocio in mischia. Il gol del vantaggio, Ezequiel Lavezzi al 38esimo, 1-0 Napoli. Grande intuizione, grande taglio in avanti del giocatore argentino. Finisce qui il primo tempo, 1-0 il gol di Lavezzi, quinto gol in campionato e fischi per il Bari da parte dei tifosi. È pronto Lavezzi, parte lui con il destro, il pallone di pochissimo al lato. Bella punizione di Ezequiel Lavezzi. Maggio, vuole lo scatto di Lavezzi. Lavezzi rientra, fa fuori Glick, grande giocata di Lavezzi che poi serve Cavani. Mette fuori il ripiegamento difensivo Raggi. Dentro per Rudolf, vuole il colpo di tacco Rudolf. È bravo su pazienza. Parte l'ungherese, parte con il sinistro di pochissimo al lato. Grande azione di Rudolf, bel tiro. Stava per segnare il gol del pareggio. Prova a passare Maggio, c'è Parisi che deve stare attento perché era già ammonito per l'intervento su Maggio. Secondo cartellino giallo per Parisi, Bari in 10. Espulso Parisi al 22esimo. Scuote la testa l'ex giocatore del Messina. Vediamo l'intervento, qui è largo il braccio, lo segnala il primo assistente all'arbitro. L'arbitro applica il regolamento, braccio largo, secondo giallo. Interpretazione giusta di Mazzoleni. Pallone dentro e profondità, cercare Lavezzi che è in posizione regolare, grande aggancio, punta Glick, poi il pallone che sfugge, Cavani è in posizione regolare, però l'arbitro ferma tutto perché c'è il fallo sul giocatore del Bari. Lavezzi lo mette giù e lo aggancia, è giusto. Lavezzi va via, Lavezzi, grande giocata di Lavezzi, il cross dentro, Cavani, 2-0 e 14esimo gol del Matador in campionato, grandissimo però Ezequiel Lavezzi, 8 in pagella per lui oggi, il gol e poi una grande discesa e l'assist per il Matador. La grande percussione di Lavezzi, pallone dentro e non sbaglia Cavani. Finisce qui, il Napoli vince 2-0 alla San Nicola. I fischi per il Bari, 2-0 le reti di Lavezzi e Cavani. Napoli che sogna.